Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video. Avete visto che fiocco modesto? Cioè proprio quando tu dici vabbè, metto una cosetta, sarebbe bello tipo uscire di casa così, no vabbè. Adoro. Vabbè, sono così perché mi devo fare finalmente la pulizia viso. Vi faccio vedere la routine viso, proprio purificante post estate finalmente. Ravvivare un po' l'abbronzatura o per uniformarla se vi siete un po' scambiate eccetera, e per eliminare tutte le schifezzine, quindi punti neri, pori dilatati. Adesso vi faccio conoscere anche un po' di prodottini nuovi che ho inserito di recente su Carita Shop e che ancora non vi avevo mostrato, che in tante mi state richiedendo. Se vi piacciono questi video in cui vi do consigli eccetera, lasciatemi tanti like che mi fanno sempre tanto tanto piacere ragazze, e sono tanto felice anche di leggere i vostri commenti, quindi commenti e like fanno sempre tanto tanto piacere. Molto molto contenta. Anche la collana 5 stelle l'abbiamo rifornita, so che in tante la state aspettando, finalmente adesso è disponibile da qualche giorno. Come sapete va sempre a ruba, quindi fate in fretta, è bellissima. Ci sono un sacco di cose belle di cui voglio parlare, quindi sono molto molto entusiasta. Allora, io per lavare il viso mattina e sera sto usando qualcosa di delicato, perché comunque ho ancora un po' di abbronzatura. Soprattutto sto usando però qualcosa di purificante, perché in questo periodo comunque vengo fuori delle ruvidità, dei punti neri eccetera. Mousse anti acne detergente, ragazzi, è buonissima, è una schiuma, vi faccio vedere, molto molto bella, quindi quando tu la usi praticamente partendo da un profumo troppo buono, quando la massaggi, vedete, ti fa un'emulsione morbidissima, ti lascia la pelle morbida 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 e pulisce a fondo. Vi metto il link nel box info per acquistarla e vi metto il link di tutti i prodotti che vi mostro, ve li metto sotto nel box info. Su Carita Shop troverete di questa linea anche altri prodotti, quindi c'è il siero, c'è la crema, tutti specifici contro acne, pelle grassa e impurità. Provateli perché sono veramente top, quindi questa è buonissima. Poi un'altra cosa che mi piace tantissimo usare in questo periodo è questo, e questa è anche una novità. Questo è un detergente viso però cremoso, ne abbiamo di diverse tipologie. Questo qua è all'olio di argan, c'è anche all'aloe, c'è anche ai sali del mar morto, ce ne sono vari, andate a vedere su Carita Shop. Questo mi piace tantissimo all'argan, vi faccio vedere, vi faccio capire. Praticamente è un gente in crema cremoso che viene utilizzato per il viso, per pulire il viso in modo delicato, non aggressivo, però pulisce a fondo. E tutte queste cose così cremose per il lavare il viso lasciano la pelle morbidissima e idratata, quindi non avete quella sensazione di pelle che tira dopo. A me questo qua, l'olio di argan, mi piace un sacco ragazze, va utilizzato in questo modo. Con questo vi potete anche struccare, cioè lo massaggiate sul viso e man mano aggiungete acqua fin quando non lo rimuovete del tutto, e vi siete fatti anche una specie di maschera nutriente per il viso. È molto molto buono, va bene soprattutto se avete anche la pelle secca, perché è molto nutriente, la lascia molto morbida e luminosa. Infatti vi volevo consigliare anche questo qua. Questo è un detergente viso in olio per pelle normale e mista, anche di questo comunque vi metto il link sotto. Vedete, è tipo oleoso, è buonissimo ragazzi. Allora, innanzitutto con questo vi potete anche struccare, perché strucca tutto, sia dal viso che dagli occhi. Poi la cosa bella è che, dato che il grasso elimina il grasso, questo qua quando lo passate sul dischetto così vi toglie tutti i punti neri e le schifezzine dal viso, è buonissimo e vi illumina tantissimo la pelle. È tipo il principio dell'olio indiano, non so se vi ricordate, quello che passato sul viso elimina tutti i punti neri, le impurità, e lo potete usare anche per, adesso gli occhi non sono toccati, anche per struccare il trucco dagli occhi, perché toglie tutto ragazze. Ho pulito, detersivo e pulito, mi applico la mitica maschera. Allora, questa maschera è favolosa ed è una nuova maschera che è uscita da pochissimo, già la trovate disponibile su carletashop.com. è una maschera viso seborregolatrice, normalizzante e purificante, specifica contro punti neri, brufoli e pori dilatati, quindi proprio specifica per pelle mista e grassa.
è ottima, ragazze, perché se controllate gli ingredienti, a parte che è completamente naturale e bio, contiene l'argilla, contiene lo zinco che secca tantissimo i brufoli, contiene l'acido azelaico che elimina proprio le impurità e la pelle grassa, regolarizza proprio il sebo, contiene l'estratto di salvia, estratto di propoli, la propoli va benissimo per la pelle grassa, comunque è veramente una maschera ben fatta, favolosa questa qua di Apiarium. Vi metto anche di questa il link sotto per acquistarla su Carita Shop, è ottima, ragazze. Questa qua io l'applico direttamente con le mani, è tipo una maschera all'argilla, però non ha solo argilla verde, ma è arricchita da tanti estratti, appunto, come vi ho detto, sebo equilibranti che contrastano quindi l'impurità, l'eccessiva produzione di sebo, pori dilatati, pelle grassa, regolarizzano tantissimo ed eliminano anche i punti neri, i brufoletti e quant'altro. Adesso io non ho preso lo specchio perché sono una persona molto furba. Allora, questa qua basta che la tenete in posa un 10 minuti, dopodiché vi sciacquate con acqua tiepida. Io vi consiglio di farla, se avete la pelle molto grassa e impura, di farla anche un giorno sì e un giorno no inizialmente. Se invece avete una pelle mista con qualche piccola impurità, la fate 2-3 volte a settimana. E poi vedete che dalle prime volte che la fate la vostra pelle migliora subito, quindi magari poi per mantenimento la potete fare 1 o 2 volte a settimana e vedrete che veramente vedrete i risultati, è buonissima, ragazze. Poi anche un ottimo profumo, cosa che mi piace di questa maschera, che è molto importante. Ragazze, cosa importante, dopo i 10 minuti di posa andiamo a rimuovere la maschera in modo molto delicato con una spugnettina e mi raccomando non tirate, non strofinate con foga sul viso e non lasciate che la maschera si secchi tantissimo perché potrebbe irritarvi la pelle, quindi 10 minuti e la rimuovete. Questo vale per qualsiasi maschera e anche la rimozione per qualsiasi maschera, sempre in questo modo, vedete, bagnate così, se casomai si è seccata troppo, bagnate prima un po' e poi dopo la rimuovete, vedete, in questo modo è anche più semplice da rimuovere, non insomma strofinate troppo perché si irrita la pelle, vedete, bagnate e la rimuovete. Ragazzi, a questo punto io vado a fare anche una maschera più nutriente, anti-age, illuminante, ed è questa qua. Questa è una maschera che vi straconsiglio da fare anche se avete tipo colorito spento, pelle opaca, volete dare una rivitalizzata e volete rimpolpare e tirare un po' su il viso e illuminarlo. Ecco qua, ragazze, l'ho applicata e non so se avete notato la particolarità, la differenza dalla maschera di prima. Quella di prima non l'ho applicata sul contorno occhi perché tutte le maschere non vanno messe sul contorno occhi, a differenza di questa qua, appunto, che vi ho fatto vedere prima, che vi metto il link nel box info, perché è una maschera proprio specifica per viso e contorno occhi ed è una maschera che ha funzione anche illuminante, quindi distende anche le rughettine sul contorno occhi, elimina le occhiaie e sul viso illumina tanto la pelle, lascia la pelle veramente morbida e luminosa. È buonissima e vi consiglio di provarla anche ad esempio per più tempo. Io ad esempio la lascio in posa adesso 10 minuti, ma potete lasciarla in posa anche ad esempio mezz'ora, anche ad esempio tutta la notte per un maggiore nutrimento, o comunque se state in casa un'oretta ve la mettete, la lasciate in posa e la potete applicare appunto sul contorno occhi. È davvero una maschera a effetto glow, buonissima. Ragazze, nel frattempo che sta in posa la maschera vi inizio a parlare del prodotto successivo. Questo è un prodotto new, una new veramente esagerata, di cui mi avete chiesto in tantissime, ed è il nuovo New Age Filler di Alchemilla, antirughe istantaneo, primer occhi, primer trucco viso e occhi. Questo qua praticamente è un primer anti imperfezioni che non solo elimina le imperfezioni dal viso, quindi ottimo prima del trucco, fa durare di più il trucco, elimina le imperfezioni, ma ha anche un effetto distensivo, riempi rughette, proprio effetto filler da usare sul viso e contorno occhi, ed è veramente esagerato. Quando voi lo mettete vedete proprio le rughette che si distendono e il viso proprio più
più perfetto, insomma, si può dire, però davvero più levigato e bello, quindi è un'ottima base su cui applicare poi la crema idratante e truccarvi. È veramente fenomenale, io lo sto utilizzando mattina e sera, ragazze, e lo amo. Questo prodotto ha vinto anche il premio alla Fiera del Bio come prodotto migliore novità dell'anno, perché è veramente favoloso. E se leggete gli ingredienti, ha veramente una lista di ingredienti tutti bio e naturali così lunga, in cui dentro c'è di tutto quello che può servire appunto per migliorare la pelle, tantissimi estratti vegetali, acido ialuronico, ovviamente c'è sodium PCA, c'è l'uria, c'è la niacinamide, ci sono veramente tante belle cose che chi conosce un minimo di ingredienti e di inci, quando legge questi inci veramente gli si illuminano gli occhi, perché non hanno veramente mancato nulla, ci hanno messo di tutto e il costo è davvero basso. Su Caritas Shop lo trovate scontato in offerta lancio, va a ruba in pochi giorni e lo riforniamo, quindi fate in fretta perché è veramente buonissimo e è miracoloso, devo dire questa parola, è davvero miracoloso, quindi provatelo. Ragazzi, ho appena rimosso la maschera e vi giuro, ho una pelle già morbidissima e luminosa, anche se l'ho lasciata in posa solo 10 minuti, ma top. E anche la maschera purificante di prima mi ha tolto tutte le impurità. Adesso quindi sono pronta per idratare e illuminare il mio viso con il New Age Filler, appunto, di cui ho parlato prima, che è questo siero veramente, veramente ottimo. Adesso... ok, è difficile trovare queste proprietà in un prodotto bio e naturale, che quindi non abbia siliconi, non abbia schifezze all'interno, perché veramente, veramente, io non ho mai visto una roba del genere. È favoloso, guardate, guardate come distende la pelle, ve ne accorgerete subito dell'effetto distensivo. Io lo metto dappertutto perché c'ha talmente tante proprietà ottime che non voglio, anche per esempio sulle sopracciglia, per alzarle e rimporparle, sugli occhi, dappertutto, viso e contorno occhi. Vi ho detto che è anche un primer, quindi oltre al filler riempirubette ha anche un primer che fa durare di più il trucco, toglie le imperfezioni. L'unica cosa è che quando lo applicate dovete stare qualche minuto senza muovere il viso, perché adesso il vostro viso si stende. Ad esempio, mettetelo anche sulle rughette, se avete qua attorno alle labbra, così vi stende anche le rughe. Io per esempio ho queste rughe qua, adesso me ne metto a palà, me ne metto tutto, scherzo ragazzi, però mi svuoto tutto qua su queste rughette qua, e state un attimo così, non so parlare, perché sennò altrimenti non ha, insomma, deve agire così, fidatevi di me, non fate parlare. Ragazzi, è favoloso, io vi giuro che non ho mai visto una cosa del genere, comunque ottimo. Adesso mi metto questo qua, questo è un altro prodotto che io amo, questo è un siero Skin Superfood, ai superfrutti. Praticamente questo qua è favoloso, un elisir viso vitaminico illuminante, che quindi serve tantissimo per illuminare il viso e nutrirlo, perché è ricco di vitamine, proprio un boom di vitamine per il vostro viso. Si applica appunto con questa pipetta. Bastano poche goccine e va massaggiato, poi profuma di arancio, proprio ricco di vitamine, vitamina C, vitamina E. Io faccio un massaggio, sempre il massaggio si fa verso l'esterno e da basso verso l'alto, quindi mai così, verso l'esterno e da basso verso l'alto, vedete, in questo modo. Questo va tantissimo a nutrire la pelle, ragazze, è favoloso. Io lo uso mattina e sera, ve lo straconsiglio, vedrete subito la pelle più bella, più rimpolpata, più luminosa. Poi quello che resta ovviamente sulle mani, perché anche le mani hanno bisogno di nutrimento, anche mani e unghie. Adesso ragazze, utilizzo sul viso una crema che anche amo tantissimo in questo periodo, che è questa qua. Questa è una crema autoabbronzante, leggermente colorata, praticamente è una crema che ravviva l'abbronzatura e ha anche un leggerissimo potere autoabbronzante, molto naturale e discreto, vi dico, molto molto bello. Infatti se vedete ha un colore
tipo arancionino, vedete? Vi metto il link anche di questa crema nel box info. Mi piace tantissimo di usarla come base trucco, perché a parte che profuma di pesca, di mango, è buonissima, e poi mi piace perché appunto crea una base sul viso, anche questa anti imperfezioni, con un leggero colorito, molto leggero e naturale, insomma, che dà solo un colorito sano, leggermente abbronzato. Mi piace tantissimo questa, di utilizzarla, la utilizzo sempre sempre, ragazze, ve la straconsiglio. Adesso ci resta il contorno occhi. Sul contorno occhi ve ne consiglio due, base alle vostre esigenze. Allora, questa qua, che a me mi sta piacendo un sacco in questo periodo, ragazze, è la crema contorno occhi all'olio di argan di Nakomi. Questa è una cremina che è veramente unica nel suo genere, molto molto nutriente, quasi burrosa, che quindi va bene se avete problemi di occhiaie molto marcate, proprio scure, di rughe, perché è molto nutriente, tantissimo, quindi elimina sia le occhiaie sia le rughe, vedete, molto nutriente e è veramente ottima. E poi c'è anche questo, che è il siero all'olio di cocco. Questo siero invece per contorno occhi è molto molto leggero, quindi se volete qualcosa che subito si asciuga perché vi dovete truccare, antirughettine, che ha un effetto filler, antirughette, distende il contorno occhi e lo illumina, provate questo siero. Anche di questo metto il link nel box info, che è buonissimo, ha un effetto molto molto bello sul contorno occhi ed è a rapido assorbimento. Sempre al cocco, che a me piace tantissimo questo qua al cocco, mi metto questo qua sulle labbra. Questa è anche una cosa che mi chiedete sempre, perché spesso io ho un effetto tipo lucido sulle labbra, e non è altro che questo, non è un lucida labbra, ma è questo, che è un balsamo labbra ultra rich hydration, cioè un balsamo labbra nutriente, effetto volumizzante al cocco, che fa anche un effetto tipo lucido. Molto spesso, anche di giorno, se non voglio mettere tipo il rossetto, metto questo, che mi dà un effetto volume alle labbra, me le nutre e poi sa di cocco, adoro. Vedete, questo qua, favolosissimo, balsamo volumizzante al cocco, coconut caramel. Vi giuro che è buonissimo, lo amo, infatti me lo mangio. Ragazze, questo è tutto, io ho una pelle bellissima, luminosissima, sono tanto tanto felice di aver fatto questo video assieme a voi, così adesso mi trovo una bellissima pelle. Vi consiglio di provare questa routine per avere anche voi una bellissima pelle, vi lascio tutti i link nel box info, vi aspetto su caritashop.com con i vostri acquisti, vi metto tanti campioncini, tanti regalini, tante cosine nei vostri pacchettini, vi mando un bacio grandissimo, mi raccomando tanti like al video e i vostri commenti, che vi leggo sempre tutti. Se avete delle domande, delle richieste per prossimi video, domande su questo video, scrivete nei commenti, così vi rispondo con tanto piacere. Ciao ragazze, grazie per aver visto il video, ciao.